Bentrovati amiche e amici del canale del fumettaro Vetusto Channel. Quest'oggi per la nostra consueta pillola vetusta andremo velocemente ad esplorare un albo, o meglio dire un volume, dedicato al connubio team-up tra Wolverine e Nick Fury. Precisamente Wolverine-Nick Fury Scorpio Connection, uscito per edizioni Play Press numero 5 nel 1990. Play Special era spesso dedicata a graphic novel e miniserie anche autoconclusive. In questo caso si trattava appunto di questo storico team up che tra l'altro faceva parte di una trilogia. Innanzitutto era scritto da Archie Goodwin e disegnato da Howard Chaykin. Archie Goodwin era scrittore e sceneggiatore e in passato fu anche curatore editoriale per la Marvel dal 1976 al 78. Howard Chaykin invece, classe 1950, è diciamo un fumettista e uno scrittore che pressappoco potremmo dire figlio del verbo grafico di Jill Kane. Perché dico questo? Perché per parecchi anni, o perlomeno per parecchio tempo, Howard Chaykin fu negli anni 70 assistente, giovane assistente dello storico maestro Jill Kane. Tra i lavori più conosciuti di Howard Chaykin si possono ricordare il distopico American Flag, uscito nel 1983, lo scandaloso noir Black Kiss del 1988 e più recentemente nel 2004 Bite Club, di cui però Howard Chaykin in quel caso curava soltanto la sceneggiatura, mentre i disegni erano di Frank Quitely. Ma andiamo al punto, e cioè di cosa trattava pressappoco questo Scorpio Connection. Innanzitutto, Scorpio Connection era una graphic novel, appunto, pubblicata nel 1989 dalla Marvel Comics e faceva parte di una sorta, diciamo così, di trilogia che includeva anche altri due capitoli. Il secondo era chiamato Wolverine Bloody Choices del 1991 e il terzo Wolverine Nick Fury Scorpio Rising del 1994. In poche parole, Scorpio Connection era incentrato sul ritorno dello scorpione, o perlomeno di un nuovo scorpione. Lo scorpione che vediamo è questo personaggio qui che maneggia questa chiave dello zodiaco. Perché dico questo? Perché appunto lo scorpione aveva avuto negli anni diverse identità segrete che celavano diversi supercriminali sotto appunto i panni di questo criminale chiamato Scorpione, che era affiliato tra le altre cose al cartello criminale denominato Zodiaco, che spesso, diciamo, in passato si era scontrato anche con i Vendicatori o altri supereroi della Marvel. In questo caso, questo nuovo scorpione stava tentando di uccidere Nick Fury in tutti i modi, mentre l'artigliato canadese, che si interfaccerà con appunto il capo dello SHIELD, era rimasto coinvolto, diciamo, in questa trama perché si trovava ad indagare sull'omicidio di un suo carissimo amico che era stato ucciso forse proprio per mano di questo nuovo scorpione. Diciamo che era una storia dai temi molto noir, ma soprattutto una spy story molto action che omaggiava il grande Jim Steranko, che come molti di voi sapranno ha molto a che fare con la storia appunto di Nick Fury, l'orbo direttore dello SHIELD. Questa storia appunto all'epoca, quando uscì, fu molto apprezzata dalla critica americana e veniva etichettata, diciamo, come uno dei migliori racconti addirittura appunto di Nick Fury. Una storia dalla trama solida e ci restituiva una rappresentazione matura di due uomini, appunto Wolverine e Nick Fury, che si confrontavano con il passato e le sue relative colpe, immersi, come dicevo all'inizio, in una trama del tutto noir e spy story con dei toni action e soprattutto anche un po' divertiti, che spesso e volentieri andavano anche un po' a citare in maniera simpatica, come si vede anche in questa sequenza ambientata nel passato di Nick Fury, andavano a citare la saga di James Bond e in questo bellissimo bianco e nero che intervallava a un certo punto la storia, che nei suoi colori, voglio ricordare, erano elaborati da Richard Hori e Barbara Rauch,
erano, diciamo, colori che oscillavano tra la colorazione tradizionale, quella tipografica, diciamo così, e una colorazione direttamente sulla tavola viva. Infatti, in alcune sequenze si potevano scorgere direttamente segni di biacca, di tempere. Anche matite colorate, diciamo una tecnica mista utilizzata dai due coloristi che univa appunto il discorso del colore tipografico e la colorazione manuale pseudo-pittorica, se mi permettete questo termine. La storia, tra l'altro, poi coinvolgeva anche altri personaggi dell'universo Marvel, tra cui Dum Dum Dugan, cioè il solito e storico braccio destro, diciamo, del nostro Nick Fury, e addirittura gli X-Men, come si vede in questa sequenza, in cui troviamo la formazione degli X-Men dell'epoca, quindi fine anni 80, a confrontarsi con il criminale psicotico Arcade, che proprio in questa occasione fornirà lo spunto e un'informazione importantissima a Wolverine per infilarsi nella vicenda che riguardava appunto Nick Fury. Ma andiamo come al solito al discorso di reperibilità dell'avventura contenuta all'interno di questo Play Special numero 5 Wolverine Nick Fury Scorpio Connection. La potete trovare in questo caso in ben due volumi. Il primo è I Grandi Tesori Marvel numero 7 Wolverine Nick Fury Scorpio Connection, uscito nel settembre del 2016 per la Panini Comics. Il secondo invece è Wolverine Serie Oro numero 11 Nemici per la pelle, uscito nel 2017 per la Panini in concomitanza con il Corriere. In quest'ultimo, poi, ci tengo a precisare, in quest'ultimo volume, appunto Serie Oro, si possono trovare anche le altre due avventure legate a questa trilogia che univa Wolverine e Nick Fury. Quindi potete trovare all'interno di questo volume sia Wolverine Bloody Choices del 91 che Wolverine Nick Fury Scorpio Rising. Comunque, come al solito, tutti i volumi qui menzionati sono in descrizione al video con i consueti link di affiliazione Amazon. Quindi io non ho nient'altro da fare che salutarvi, ricordarvi di mettere un bel mi piace a questo video, ricordarvi di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e rimandarvi ad una prossima pillola vetusta. Arrivederci!